questo pesa tantissimo perché ovviamente volevamo vincere come tutte le partite che giochiamo, però si è rivisto una squadra un po' più serena e tranquilla. Siamo tornate a fare delle cose che da tanto tempo non riuscivamo a fare, quindi comunque vediamo anche i lati positivi di questa partita, oltre ovviamente a quelli negativi, perché ci siamo lasciate scappare, diciamo, dei punti importanti e dei set importanti. Maggiore rammarico penso sia per il quarto set sulle montagne russe, no? Assolutamente, perché poi abbiamo recuperato da un 7-0, eravamo riusciti a ritornare in partita e poi ci sono state delle imprecisioni che hanno portato poi purtroppo alla perdita del set, quindi dopo è stato un calando. Partire, cioè perdere quel set 23-25, però poi è influito perché se le partite male anche nel tie-break. Esatto, è stata la fotocopia praticamente del quarto set, purtroppo. E quindi sicuramente abbiamo tantissimo da lavorare, lo sappiamo benissimo, però speriamo che le cose positive che siamo riusciti a fare in questa partita di portarle anche avanti e magari di portare a casa dei punti importanti. Avete ritrovato la tranquillità oggi, adesso arriva un nuovo tecnico, che cosa vi aspettate da questo nuovo tecnico? Sicuramente cambiare il tecnico così durante metà campionato è sempre difficile, ogni tecnico porta con sé la sua esperienza, le sue capacità, e quindi sicuramente sarà interessante capire come lavorerà il nuovo tecnico e cercare di trarre da lui le cose migliori che ci permetteranno magari di finire questa stagione sempre meglio. Le parole anche su Gandini, che comunque in questa partita ha fatto il suo, abbia tranquillizzato e ha condotto bene la partita. Assolutamente, non è facile intervenire così dopo iniziare da zero a fare un allenatore di prima squadra in A1, quindi sicuramente ha fatto un ottimo lavoro, ci siamo allenate molto molto bene durante la settimana e veramente ci dispiace soprattutto anche per lui che non siamo riusciti a portare a casa questa vittoria, perché veramente aveva fatto un ottimo lavoro e sono contenta per lui. Siamo riusciti a imporre il nostro gioco solo in determinati momenti della partita, sarà importante quindi entrare in palestra e cercare di trovare la nostra continuità. Penso che se giochiamo come sappiamo veramente fare possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra. Ovviamente dobbiamo un po' ripartire dalle basi perché diciamo è un periodo di cambiamenti, ma questa settimana abbiamo iniziato a lavorare benissimo con Simone e sono fiduciosa che con l'arrivo del nuovo allenatore poi ci possa, diciamo, essere un cambiamento netto. Venendo alla partita, è stato micidiale quella partenza 0-7. Scusami, non ho capito. Venendo alla partita, è stato micidiale e deleterio quella partenza 0-7. Sì, sì, sicuramente. Ci ha messo un po' in difficoltà, loro sono state brave, sicuramente arrivavano sempre, ci hanno studiato bene. Noi siamo anche comunque state brave a recuperare in determinati momenti, ma appunto sarà importante trovare la nostra continuità e ripartiremo con il nuovo lavoro per cercare di trovarlo.